Ciao, nuovo video, video cartopazzoso. Ho preso un po' di cose al Lidl, da Tiger, poi a Roma. E io posso dire che questi baffetti mi sembrano un po' Hitler. E niente, adesso vi faccio vedere in dettaglio che cosa ho preso. Video haul. Allora, dai cinesi ho preso questi stickers, questi adesivi carini. C'è la macchinetta, il taxi, la bicicletta, la barca. Questi ho pagato i 90 centesimi. Poi ho preso un negozio qui vicino a dove vivo, questa cartellina di plastica. Questa sembra sempre sui 90 centesimi. Metterci documenti, fogli. Ok. Poi. Sempre lo stesso negozio qui, ho preso questo, questo l'ho preso da Risparmio Casa. Da Risparmio Casa ho preso questo porta post-it, che adesso ci vado a mettere, che l'ho pagato sulle 3 euro, ci vado a mettere subito questi post-it che erano usciti da una busta sorpresa di Tiger, e ce lo metto dentro, almeno così li uso. Poi, sempre da Risparmio Casa, ho preso questo portapenne, questo portapenne giallo di plastica, pagato su 1 euro. Portapenne. Poi alla Coop ho preso questo kit carinissimo, To the Moon and Back, Hello World Stationery Set. Cioè la matita, la gomma, avete della gomma con uomo astronauta. Questa l'ho pagata sulle 5 euro. Adesso la apriamo. Ecco qui, la gomma con la bandiera americana sulla matita. E la gomma astronauta carina, sulle 5 euro queste. Poi ho preso questa agendina da Tiger, questa adesso non mi sembra sulle 2 euro, arancione. Ho preso tutte cose colorate, devo dire. Adesso i scontrini non mi vengono. Poi sempre da Risparmio Casa ho preso queste come si chiamano, page marker, questi segnapagine colorati fatti dall'arcobaleno. Vedete, ho preso proprio tutte cose coloratissime. Poi al Lidl avevo preso questo quaderno con la blocca spirale. Vediamo se l'ho pagato 1,29 euro. Questa a quadri semplice, mi piaceva. Poi da Tiger ho preso queste paper clips, sarà pagato in euro. Lidl ho preso anche questa gomma, costava, mi sembra, 1,49 euro. Gomma. E c'è il ricambio rosso, non c'è nessun odore. Poi un negozio a Roma, ho preso questo pennarello evidenziatore blu. Non mi ricordo il nome del negozio. Mi serviva un evidenziatore. Ah, costava 1,40 euro. Ho trovato lo scontrino. Poi dal Tiger, mi piaceva questo secchietto fatto bidone dell'immondizia. All'inizio ero tentato di usarlo come portapenne, però poi ho preferito prendere questo giallo.
Ma è sempre carino come per metterci le cose comunque dentro, avere sopra la scrivania. Dai, carino. Dai cinesi, sì, l'ho pagato 80 centesimi. C'era questo temperino a valigia con le rotelle, vedi, si allunga pure. Mi ha fatto abbastanza bene, una cazzatina, però sti cavolo, è divertente, mi piaceva. Per finire, due cose che ho preso da Tiger che mi servivano: questo gel per le mani e le salviettine delle mani da portare sempre dentro lo zaino. Sai, come quando comunque uno gira dentro la metropolitana, prende il treno, che mi capita spesso, è meglio sempre avere qualcosa per igienizzarsi le mani. E queste cose praticamente andranno ad aggiungersi con le altre cose di Tiger che sono uscite dalle buste sorprese che avevo conservato in questa scatola. Sono le cose che mi piacevano di più e che ho conservato. Le ho messe tutte qui. C'era la gomma a telefonino, tutti i vari block notes, segnapagine, i washi tape. Poi, insomma, cercare di usarli perché altrimenti solo averli così non ha senso. Ho messo tutto dentro una scatola, questi li volete mettere sulla scrivania. E questo è il breve video haul delle cose cartopazzoso, delle cose che ho preso. Comunque questa è troppo figa. Niente, come si va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!